Parte anche ad Ancona lo sdoganamento in mare. Di cosa si tratta? Allora, diciamo lo sdoganamento in mare o pre-clearing è essenzialmente una collaborazione tra la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto e l'Ufficio delle Dogane. E spetta alla Guardia Costiera il monitoraggio della nave non appena entra in Mediterraneo. Parliamo per il momento, questo lo vorrei ricordare, solo di navi portacontainer. Eventualmente in una seconda fase si potrà ampliare ad altri tipi di merci o di navi. Quindi la nave viene monitorata dalla Guardia Costiera che controlla che la nave non abbia ritardi oppure cambi di programma, cioè altri porti di destinazione. Una volta che la nave arriva in porto, in questo caso può trasmettere durante la navigazione i dati delle merci per i quali si richiede lo sdoganamento in mare, e a questo punto entra in gioco la dogana attraverso un sistema appunto di sdoganamento che consente così all'arrivo in porto, cioè in normeggio, di poter andare a depositare il container direttamente sul camion in questo caso, e quindi evitare i tempi morti che in genere possono contraddistinguere le operazioni commerciali di questo tipo di merce. È importantissimo perché in questo caso, come diceva prima il Presidente, si risparmia tantissimo tempo e si ottiene quindi attraverso una semplice collaborazione un vantaggio sull'efficienza del porto in generale. Dunque è un quadro che va sempre verso il futuro. Ma sì, in questo caso il futuro richiede, come si è detto prima, che i porti siano dotati di strutture e di servizi sempre più efficienti, perché la concorrenza lo richiede. Quindi uno di questi elementi sarà il pre-clearing, che mi auguro possa così dotare il porto di Ancona di un servizio sempre più efficiente e più competitivo.